Lo difficile, ovviamente, è un'immagine metaforica, ma che visto quello che sta succedendo da un punto di vista anche geopolitico, speriamo che questi cieli non si complichino ancora di più con una serie di velivoli, insomma, poco rassicuranti a solcarli. E in generale è una società che sta diventando sempre più complessa perché si parla sempre di meno tra le persone e si sta sempre più dietro uno schermo, uno smartphone. E questa cosa ruba tantissimo tempo, per esempio, alle cose più importanti. Ma succede non solo ai ragazzi, ma a tutti noi. Cioè, rischiamo di passare le nostre giornate, tutto il tempo che ci rimane così a scrollare, a riempirci la testa un po' di tutto, di notizie spesso false, di sentimenti così costruiti un po' sull'immagine, di desideri, insomma, esagerati, questo fatto che tutti devono diventare straricchi, devono fare una vita che è il massimo del lusso, che ti devo dire? Cioè, alla fine è un po' come se poi fosse difficile appunto avere un punto fermo, un qualche cosa che al di là di tutto sto casino te lo ritrovi veramente. Questa è un'era in cui bisogna veramente a volte starci attenti anche alle scelte che fai e a come impieghi il tuo tempo, perché il tempo vola. Infatti lo diciamo anche nella canzone, le stagioni corrono senza guardarsi indietro mai un momento. E poi ti accorgi che sono passati questi anni e non ho costruito niente, perché la società mi ha soltanto portato avanti e indietro, mi ha messo in testa mille cose, mi ha fatto credere in mille, non so, chimere, però poi alla fine io non sono riuscito veramente a capire quello che era il mio obiettivo, la mia strada, le mie passioni. Per cui ecco perché è un cielo difficile e non sarà semplice, il rischio è che sarà sempre di più. Invertire la rotta, Invertire forse. la rotta adesso la vedo dura, a meno che non sia proprio una necessità di qualcuno che decide no, basta, ricomincia a vivere in maniera più normale, perché anche nel mondo musicale, cioè è diventato un miscuglio di roba, non si capisce di niente. Poi arriva una cosa, questa è la cosa più bella del mondo. Poi 6 mesi dopo non ne senti più parlare. Quindi si crea una continua destabilizzazione, capito? L'essere umano a volte invece avrebbe bisogno anche di meno informazioni, no? Avrebbe bisogno di potersi soffermare magari sulle cose più importanti. Ho sentito dire, ho sentito che, ma dove l'hai letto? Chi l'ha detto? Cioè, la notizia è vera, è falsa, è accreditata, è tutto uguale, capito? Una notizia data da un telegiornale nazionale o da un cazzaro su Instagram finisce per avere la stessa, a un certo punto, visibilità. Che poi magari le notizie false in realtà girano anche più velocemente e vorticosamente di quelle vere. Quindi, sai, anche crescere dei figli in questo periodo, come padre, sai, ogni tanto mi devo proprio ricavare del tempo, mettermi lì, parlarci con mia figlia per cercare di proteggerla un po' dalla confusione, di ricordarle che poi è importante scoprire una passione nella vita, dedicarsi a qualcosa, che sia qualcosa che cresce dentro di te, che ti continui a stimolare, perché sennò sono 3.000 interessi. Un giorno sei uno sciatore, il giorno dopo diventi un money maker che magari segue, che ne so, una teoria strampalata, poi il giorno dopo ancora vuoi fare cantante, poi diventi attore, poi però allora influencer. E poi che succede dopo un po'? Ti svegli una mattina e dici: questi anni io l'ho vissuto così, adesso che faccio? Per tutti noi anche, perché è facile farsi abbindolare e magari sbagliare e rinunciare a cose importanti per cose che non valgono niente, anche nei sentimenti, cioè nei rapporti umani, capito? Non è averci 100.000 followers, 2 miliardi di followers, quello che ti salva dalla solitudine, sono 3 amici.
magari una persona con la quale stai veramente in sintonia, no? Invece questa politica un po' del gigantismo, dei numeri, della celebrità. Io ad esempio non ho mai amato l'idea della celebrità. Cioè a me può piacere il successo, inteso il successo delle tue idee. Io realizzo una cosa, una canzone, un film, un libro, e se la gente piace è il successo di quella cosa che tu hai fatto, non quello che tu sei. Allora io vado in giro, tutti mi fermano, non me ne frega niente di quella cosa lì, perché non mi dà niente di buono, ti rende solo la vita più difficile, mentre invece quando è qualcosa che hai fatto che arriva, un contenuto che tu hai creato, quella è una grande soddisfazione. Perché la narrativa generale è: perché dovete farvi tutto sto culo? Vi spiego io come diventare miliardario. È semplicissimo, tu fai così, così, così e vedrai che tra... Allora un ragazzino poi magari ci crede, capisci? Questa è la cosa che si fa fatica un pochino a riportare su binari più solidi, capito? Perché per fortuna, ecco, io con mia figlia sto avendo un bel rapporto in cui lei ha capito che c'è qualcosa di finto in tutto questo. Tant'è vero che c'ha una paginetta Instagram, ma non posta mai niente, perché dice: no papà, perché io non mi sento rappresentata da una foto che metto lì. Non voglio che la gente mi giudichi e scriva dei commenti per quello che io sono, così esteticamente, no? E questa cosa mi ha fatto capire che forse qualche messaggio è passato. Leggevo l'altro giorno di questo padre che il figlio, non so se era stato sospeso o cosa, è andato a scuola, massacrato di botte questo preside, massacrato. Che appunto, poi io sono un regista di film horror, no? Quindi, però a volte le cose che leggi nella cronaca, se tu le andassi a mettere in un film, il film non uscirebbe mai, che la realtà sta diventando estremamente più assurda, cruda, violenta e insostenibile di quello che può essere un film horror, dove perlomeno ci sono mostri, c'è fantasia, cioè, capisci? Ecco, qui le cose che leggi spesso all'interno di nuclei proprio familiari sono atroci, improponibili. Lo so, ognuno di noi a questo punto si deve impegnare, cioè abbiamo capito che il gioco un po' collettivo è diventato caotico, per cui se tu cerchi sempre negli altri le risposte non le trovi, le devi un pochino sviluppare dentro di te, ti devi mettere un po', capito, a confronto con te stesso, perché solo tu sai in effetti quello che cerchi, e bisogna essere anche onesti, e bisogna anche sapersi dire: sto a perdere tempo, fammi trovare qualcosa che resti, qualcosa che possa essere valido tra 2 anni, tra 5, tra 10. Io quando ho cominciato a fare musica ho pensato proprio che fosse un mestiere, no? Una cosa che mi doveva elevare come persona e far diventare famoso, ma un'arte molto complicata che avrei dovuto imparare, sulla quale mi sarei dovuto applicare, studiare, suonare. Passo le giornate intere con la chitarra in mano ancora oggi, perché c'è sempre qualcosa da fare, sempre qualcosa da studiare, e quindi riportare anche un po' le cose alla loro dignità. Non c'è questo fatto che nello spettacolo si possa fare tutto anche senza fare niente. Appunto, tu puoi andare in tribunale a fare avvocato se non hai studiato, no, invece sul palco puoi andare pure a San Siro. Dopodiché arrivano le critiche: ma il concerto faceva cagare. E vabbè, ma forse non sarebbe dovuto esserci quel concerto, ce ne doveva essere uno più piccolino, e nel tempo, quando sarebbe arrivato il grande concerto, magari l'artista in questione era pronto. È molto colpa dei talent. Il talent è una macchina mortale, perché tu prendi dei ragazzini, gli dai il massimo dell'esposizione televisiva, per cui il ragazzino quando esce lì lo riconoscono tutti. No? Quindi si parte dalla super notorietà e dalla mega esposizione televisiva. Questi fattori prima erano il punto d'arrivo, non di partenza. Cioè tu diventavi popolare, andavi in televisione, dopo che magari avevi fatto 2 o 3 album, erano andati pure bene. Essere tutto il contrario, quindi è ovvio che se vada pure a scendere spesso, perché se tu parti dal massimo non puoi andare giù, ma soprattutto
trovarti lì fa sì che poi, ad esempio, tu canti in un grande talent dove è pieno di luci, di scenografie, balletti, cose. Poi ovviamente quando esci da lì non ti possono mettere dietro quella roba là, perché dovresti essere di gara per avere quel carosello intorno. Per cui dovresti magari semplicemente andare a suonare in un locale. Ma come percepisci l'andare a suonare in un locale con un palco piccolino normale quando fino a 3 giorni prima c'avevi una mega produzione che ti gira intorno? Quindi sono tutte cose che depistano le persone. Bisognerebbe riportare tutto a una cosa più normale, non cercare solo quello che devi avere, ricominciare anche da quello che devi dare. Cioè, vuoi diventare un artista famoso, ma per diventare famoso devi scrivere delle canzoni che fanno sì che il pubblico ti voglia bene. Quindi non è che ti è dovuto diventare una star. Se tu prima dai qualcosa, magari ricevi. Queste sono le basi. Un cagnolino, beh, perché appunto gli umani purtroppo poi non hanno facilità nell'avere i rapporti in questo periodo. Sono tante spaccature, vedi, anche generazionali, boomer, millennial, la generazione zero. Che vuol dire tutta sta roba? Sarebbe alzare dei muri. Allora io ti chiamo boomer e tu mi chiami millennial, e te siamo due alieni. E questo però distrugge la società. Siamo persone che possono tranquillamente dialogare, capito? Allora, che succede? Però tutte questo frazionamento, queste diversità che vengono enfatizzate, che vengono tirate fuori, fanno sì che poi un rapporto completamente puro, forse oggi rischi di poter avere soltanto, hai capito? Cioè, o perlomeno da un punto di vista percentualistico, è difficile che a un certo punto il tuo cane che ti ama ti giudicherà e prenderà le distanze da te per qualche strano motivo, magari superficiale o perché non è più, capito, non c'è un interesse, non c'è una cosa. Allora l'animale ti dà la garanzia che questo non accadrà mai, e quindi dovendo trovare un'idea semplice, riassuntiva, per descrivere un rapporto indissolubile, mi è venuto in mente quando apri la porta e trovi gli occhi del tuo cane che magari durante la giornata è veramente successo di tutto, poi guardi il cane e ti mette in pace con te stesso e ritrovi un po' un equilibrio. Siamo in attesa del calendario che arriverà a breve, poi lo pubblicheremo sui social, comunque sì, sarà un'estate piena di concerti, che è sempre la parte più bella, perché poi sai, lì c'è veramente la condivisione della musica, e c'è anche un pochino rendersi conto di quello che hai fatto. Per esempio le canzoni nuove, capisci il valore e l'arrivo di quella canzone soltanto quando la canti. E allora lì a volte succede questa magia, soprattutto le prime volte che inserisci in scaletta un pezzo nuovo, no? Quindi tu lo suoni e a volte c'è questa cosa meravigliosa che ti accorgi che lo cantano tutti. Per cui lì capisci veramente di aver colpito la gente, di aver intercettato le loro emozioni. Quindi il live è sempre, l'aspettiamo sempre come i bambini aspettano il Natale. Sarà un'estate molto piena, anche perché dall'altra parte mi esce il film in tutto il mondo, e quindi probabilmente dovrò fare un po' avanti e indietro. Sarà un'estate sicuramente piuttosto vorticosa, però nessuno mi ha ordinato di fare quel film, insomma, tutto in contemporanea.